Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ciao a tutti cari amici telespettatori, benvenuti al jingle di Mimmo di Adelphia. Ecco a voi entrare la presentatrice Daniela. Buonasera, buonasera a tutti. Chiamo il nostro presentatore Mimmo di Adelphia. Buonasera, buonasera, Mimmo. Buonasera, 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 vai. Buonasera amici di Viva la Puglia Channel e benvenuti al jingle di Mimmo di Adelphia. Il jingle si tratta di un'intervista, un varietà, che ospita personaggi conosciuti o sconosciuti, attori di cinema, tv, teatro, cabaret, cantanti, balletti, sfilate di modelle e sport sul calcio Bari, con vari giocatori ex biancorossi e con le statistiche di Mimmo di Adelphia. Perfetto, un applauso di questo... Grazie. Allora amici, siamo qui oggi alla 36ª puntata del jingle. Caspita, sono troppe le puntate. Siamo quasi a un anno dalla trasmissione. Da giugno dell'anno scorso a giugno faremo un anno. Che dire, questo che cosa significa? Significa veramente che grazie a voi che ci state dando questo, questo amore nei nostri confronti, che ci seguite in tanti. Anzi, salutiamo tutti gli amici che anche di tutta Italia, che siamo anche su Sky, su 879. Magari se qualcuno ci vuole vedere in macchina, in un ristorante, non so, da qualche parte, basta che fate www.instreaming e ci vedete, allora www.sky879, scusate. Quindi, che dire, oggi abbiamo fatto una cosa insolita. Prima sono uscite le ragazze, le veline alle bari e poi siamo usciti noi, però... Hai salutato qualcuno? Vogliamo passare il microfono? Vediamo. Buonasera a tutti, saluto tutti gli amici che stanno... Tu come ti chiami? Vuoi dire, presentati, che siccome che sei nuovo, qualcuno forse... Mi chiamo Angelica, niente. Da dove vieni? Da Andria. Da Andria, ok. Salutiamo gli amici di Andria, facciamo un applauso perché ad Andria ci stanno... Ci abbiamo anche la nostra Daniele che è di Andria. Sì. Vai, Regina. Buonasera, io mi chiamo Regina Begai e saluto tutti quelli che ci seguono e che mi appoggiano sempre, grazie. Lo sai che ci possono vedere dall'Albania, lo sai? Certo che ci vedono. Hai avvisato gli amici? Sì. Va bene, adesso amici dobbiamo correre veramente che noi abbiamo siano un'ora di tempo, cercheremo di sfruttare e di stare con voi che vi facciamo divertire in questa ora. Allora, io dico alla regia se magari... Possiamo regalare l'inno del Bari ai tifosi del Bari con le nostre veline. Un applauso, vai! Bari unica e sola. Bari nel nostro cuore. Non ti lasceremo da sola. Posti sconosciuti,
eccoci uniti e innamorati di un sogno. Canto sempre con orgoglio, anche quando sono stanco, mai nessuno può distruggere il mio sogno. Pari grande amore, pari unica e sola, pari nel nostro cuore, non ti lasceremo da solo. Applausi, evviva! Allora amici, oggi non so se ve ne siete accorti, manca una nostra velina alle bariche, sarebbe la nostra Flavia Germinal che non sta bene e ci sarà la prossima. Noi gli diamo un grosso applauso di riprendersi quando prima, che dire, l'aspettiamo. Salutiamo anche i genitori che sono veramente delle bravissime persone, soprattutto Pina, va bene. Adesso prendiamo posizioni, cominciamo. Io vedo agli amici, magari se potete attendere un po' per le telefonate, perché dobbiamo presentare gli ospiti. Allora, che dire, adesso cominciamo a fare, sono già ospiti già conosciuti, che li abbiamo avuti circa un paio di settimane fa. Io direi adesso ai nostri... Pino, vai, vieni, vieni, vai. Prendi. Oh. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. È sempre un piacere essere in trasmissione con il grande Mimmo d'Adelfia. Amici ascoltatori, allegria. Abbiamo con noi il Mimmo d'Adelfia della situazione. Cosa è venuto a fare qui? Signor Mimmo, allora se ci fosse Corrado e ti presenterebbe alla corrida Mimmo d'Adelfia. Amici ascoltatori, abbiamo con noi il grande Mimmo d'Adelfia. Di tutto, di più. Grazie. Hai visto al jingle che cosa succede? Cosa succede? E cosa succederà? E questo è niente. Ancora l'inizio. Vogliamo far entrare la tua... Allora, adesso presentiamo lei, la nostra, diciamo, la nostra artista, Annalisa Monno. Eccola qui, prego, arriva. Prego. Annalisa. Ciao. Grazie di averci ospitato nuovamente e saluto tutti gli amici a casa che ci seguono. Dei Mattia Bazar, la sì, sì, sicuramente. Oggi sarà, perché vogliono, le persone vogliono sentire questi mitici dei Mattia Bazar. Allora, va bene. Ti puoi accomodare? Grazie. Prego. Vediamo, è venuto un altro artista, cantautore, è un mitico. È un mitico. Prego, si accomodi, non voglio annunciarlo, facciamo dire da lui, perché è la prima volta che viene al jingle. Prego. Ecco. Buonasera a tutti. Mi metto di là? Sì, metti di là. Non dire come ti chiami, questo al jingle te lo dirò io quando ti chiamo. Ah, perdonatemi le spalle. Di buonasera allora, a tutti. Buonasera a tutti, grazie per la cordialità e l'ospitalità. Ah. Sei un grande. Ah, grazie a voi, grazie. Quanti caffè ti devo pagare? No, non di caffè, non di caffè, no. Caffè no, la macchinetta in terra. La macchinetta in terra. Allora, ti puoi accomodare lì? Sì. Lì c'è con... Sotto, voglio stare sotto, sì. Noi abbiamo anche ogni qualvolta uno sponsor ci viene sempre a trovare e lo vogliamo sempre, magari quando uno è disponibile. Prego, Nicola Brescia, prego. Buonasera a tutti. Prendi il microfono. Buonasera a tutti, è sempre un piacere per me partecipare a questo programma. Mi prendo un'emozione quando entro in questo programma, che è una cosa terribile. Lo so, è una e sono contentissimo. Ti senti come una famiglia. Come una famiglia. Perfetto. Ed è un piacere veramente rincontrarti. So che stai facendo qualcosa di grosso con i nostri mitici che abbiamo alle spalle. Sì. Poi magari ce lo racconti dopo. Certo. Adesso okay. Ti puoi accomodare? Adesso, oggi è ricca la puntata. Vediamo chi altro ci è venuto a trovare. Prego, Antonio, vieni. Sì, vieni. Lui è una conoscenza, l'abbiamo avuto nella scorsa settimana. Allora, Antonio. Buonasera. Stai diventando un habitué del jingle, vero? Bella, ti piace venire al nostro programma? Oltre a venire al programma, mi piace venire a trovare degli amici. E la tua consorte dov'è? Lei a Torino. A Torino. Che sta facendo? Per lavoro. Per lavoro. Poi la salutiamo. Lei ci sta guardando. Sai che oggi siamo anche su Sky? Ci può guardare pure? Sì. Lo sa lei? Penso che lo sappia. Ah, allora, Lilium? Lilli. Lilli.
Ciao Lilli, se ci stai guardando. Oh, facciamo un applauso a Lilli. La, è lì la gemella dei gioielli, che mo' che dobbiamo averla qui. Grazie, grazie. Allora, ti vuoi accomodare? Non so, grazie. Ti metti dietro con Evelyn. Hai portato qualche amico, mi sembra? Sì, anche degli amici ho portato. Vediamo chi sono, vediamo. Prego, si accomodi. Da dove viene lui? Buonasera. Ciao Mimmo. Da dove vieni tu? Io sono di Andria. Di Andria, sì? Sì. Allora, conosci, noi abbiamo uno, due sono andresi. Sì, però vivo a Dubai. A Dubai, vive. E devo dirti che tu sei un mito anche a Dubai. Addirittura? No, veramente. ti voglio mandare i saluti dallo sheik di Dubai. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Io ti conoscevo e... Lo sheik mi ha detto, please Francesco. Oh, fallo venire qua, compriamo tutte le Puliacciane. Ha detto, please Francesco, send my regards to Mimmo of Adelphia. Addirittura ha dato oltre i confini il mio nome, è una cosa bella. Anche in Svizzera hanno fatto un club fans in mio onore. Vabbè. Comunque, grazie per avermi invitato. Insomma. Hai portato un amico per caso. Ho portato un altro amico carissimo. Vediamo, chi è quest'altro amico? Chi sei tu? Ciao, sono Francesco di Molfetta, però anche io vivo all'estero, in Inghilterra. Ma sei tifoso del Bari? Solo Bari, è fide Alessandro. E volevo dirti che anche io vivo all'estero, in Inghilterra, e a Leeds non ti conosce nessuno. Meno male! Tifosissimo del Bari, comunque. Della scusa, Sicurezza. E tu che figura mi fai fare vicino a te? No, sto scherzando, scherzando. Mi hai fatto cadere a terra. Mo. Vabbè, tutto. Abbiamo finito con gli ospiti oggi. Finito, allora, accomodatevi dietro, sì. Allora, vediamo un po', sono arrivate dei sms, vediamo che cosa è arrivato. Ah, c'è la telefonata. Allora, un attimo solo. Regina, facciamo una volta ciascuno. Prendi la telefonata. Adesso sta per arrivare la telefonata. Se è pronta, se no facciamo... Pronta? Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, ciao, sono Pietro da Bitetto. Pietro da Bitetto. Pietro Moncelli? Bravissimo, Mimmo. Guarda, la voce tua è inconfondibile, guarda. Beh, che mi dici, Pietro? Niente, Mimmo, va tutto Finalmente bene. Finalmente l'hai presa la linea, dici che l'altra volta è stato un quarto d'ora. Ce l'ho fatta. Che non l'hai presa, se non mi sbaglio, vero? Senti, io... Non ti sto seguendo in diretta, però ho messo a registrare la puntata perché adesso ho un impegno, quindi non la vedrò più quando rientro a casa. Però ho voluto comunque telefonarti per fare, come al solito, i complimenti alla trasmissione. Grazie, grazie Pietro, sei un fedelissimo. Cos'altro vuoi aggiungere? No, niente, volevo salutare i nuovi fan del jingle, i Ronzini, poi c'è Antonio che ci segue da Forlì, Antonio Carella. Salutami tutti gli amici della setta, eh? Certo, anche a tutti. Oramai avete preso questo nome. Tutti noti. Vabbè, Pietro, grazie. Pietro. Sì, c'è Diris Galamella in studio. Sì, com'è? Ciao Pietro. Ciao, dai, ciao. Stupenda come sempre, io qui ti vedo sapere quando è tra casa. Ti saluto. Va benissimo, buon proseguimento. Grazie Pietro, buonasera. Veramente sei un grosso amico, va bene. Ciao. Allora, io dico se puoi leggere... C'è l'altra telefonata? Prendi la telefonata, uno ciascuno di... Pronto, chi è? Pronto? Pronto? Che linea? Ce l'abbiamo? Pronto, buonasera. Ancora si è, non so, si è emozionato, boh. Un po' di... Hai preso il colpo? Che facciamo? La prendiamo? È caduto a terra. Ah, vedi, di nuovo, vediamo un po'. Pronto? Chi è? Vediamo. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Ciao. Sono Anna Maria. Ehi, Anna Maria. Ciao, scusami se non sono venuta a trovarti per salutarti. Ah, ho capito. Purtroppo ho avuto un po' di imprevisti personali. Ti aspettavamo. Purtroppo, comunque non mancherò la settimana prossima di venirti a trovare personalmente. Vabbè, noi siamo sempre qui ogni mercoledì, quando vuoi ci vieni a trovare, ok? Comunque volevo fare i complimenti per la trasmissione, grazie. Come sempre. E volevo fare un saluto a tutte le ragazze. E a Mariella?
a Mariella e soprattutto ad Anna Rita, ciao, sei molto bella. Ciao Anna Maria, un bacione. A Regina, un saluto a tutte. Salute. Grazie Anna Maria, Regina. Grazie, sei molto gentile. Un bacione anch'io. Ciao. Grazie, grazie. Va bene, ci segue, alla prossima. Ciao, okay. ci sentiamo. Allora, ciao a tutti. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao. No, io dico alla regia di preparare il primo pezzo che facciamo uscire in attesa. Se non è pronto, facciamo leggere qualche sms. Vuoi leggere qualche sms? Quando mi date l'ok facciamo uscire il nostro mitico Franco Baresi Show. Anzi, a proposito, io l'ho presentato così. Sì. No, io volevo che dopo magari lui, quando faceva il pezzo, lo diceva lui. Vabbè, la regia, se mi dà l'ok, se no leggiamo qualche sms. Vai, vai. Okay. Anna Rita, oggi sei più splendida che mai. Buonasera a tutti, complimenti per il programma e tanti baci ad Anna Rita che è stupenda. Grazie mille. È il primo, l'ha scritto nella scaletta. Ah, continuo. Ciao Mimmo, niente. Ciao amici del Jingle, sono Gloria Hall. Saluto tutte le amiche della palestra Fisting di Sant'Eramo che vi stanno seguendo in diretta. Grazie. Ci sono altri fedelissimi a Sant'Eramo. C'è una telefonata, Mimmo? Prego. Pronto? Pronto? Buonasera. Chi parla? Pronto? Scusa, volevi salutare Franco Barise. Buonasera. Ah, Franco Barise. Vai, vai. Ciao caro, dimmi. Ciao. Ciao, da dove chiami? Da Adelfia, sono Rosa. Adelfia, Mimmo da Adelfia? Ma sei la cugina da Adelfia. Ah, pensavo che fosse la cugina di Mimmo da Adelfia. Però questo è forte. No. questo è un autogol. Sto da Adelfia. Hai visto? Invece. Quanto ha pagato? È bello sta cosa, mi è piaciuto. Vai. Ciao Rosa. E vorrei che mi dedichessi una canzone. La prossima. A tuo piacere. La prossima sicuro. La prossima sicuro. La vabbè. Tua TV. Proprio, e come fa a sapere? Cioè, l'ha indovinato così. Va bene, se ti comporti bene ti faccio avere anche un pallone dall'amico Mimmo da Adelfia. Va bene. E la caramella. Allora, ok, Franco. Ti salutiamo. È tutto un okay. Grande abbraccio. Grazie. Seguici ciao. Sempre. Ciao, dai. Bella, ciao. Allora, ciao. Adesso è pronta la regia per questo pezzo? Sono pronto. Allora, la scena è tua, vai. Sì. Vediamo. Allora, questo brano lo voglio dedicare a tutte le donne. Ah, sì. Che stanno sempre lì attaccate davanti al televisore e si dimenticano, è vero, di curare la casa e il proprio corpo, quindi perfetto. Si trascurano, è vero? Quindi il brano si intitola La tua TV. La tua TV. Testo e musica Franco Baresi. L'hai fatto da poco per noi. Sì, diciamo. Bello. Con gli arrangiamenti bello. Del maestro Pino Lo Consola e Giuseppe De Benedittis, è registrato negli studi che voi avete lavorato anche della Charlie Record. Vai, tua TV. Vai maestro. Cos'è? Sulle mani. Io non ce faccio più con questa tua TV. Stai sempre tutto l'ora innanzi a sto televisore. Con il telecomando stretto tra le mani. Sei pronta per vedere punto quali i tuoi canali. Tutti i giorni vuoi vedere o chef o milionario. E poi uomini e donne c'è sta posta per te. Porta a porta più TV, poi amici di Maria. E non ti fa scappare, io canto e l'eredità. Dimmi tu come ci fa. Ma tinta che la capa, ma che tiene tu, ti fai condizionare sempre dalla tua gatti e fu. Passa le settimane e mo non ti più tu, trascuro tutte cose e ti trascuro pure tu. Coscune di cucina, insieme panna da stiraga, a spese una paia, dimmi tu che c'è la mangiaga. Ma non ti importa niente, dell'amore sta famiglia, lo scuole tu tutti i giorni, tuo marito, casa e figli.
che sto cazzino da una cosa viene. E piscere, o creatore che agne non vuole tenere. Cagata di tu ne ha sentito, o la tipo tu ne ha perdito. E mo mi viene a te, che mi devo adeguare, comprando quanto prima che il satellitare. Perché la mia signora vorrebbe interagire, vedendo che i programmi trasmessi d'oltre magari. Tutti i giorni voi venite, pomeriggio della D'Urso, verissimo 10:05, i programmi di Rai TV, che ha incastrata Peter Pan. Con Striscia la notizia, le Iene chi l'ha vista, fuori un mio festival. Tu a me me lo te palle. Non cambiare canale. Ah, bene. Sei veramente, veramente un grande. Grazie. Veramente. Io ho apprezzato veramente. Ma un grande perché sono largo? No, lato. Ah, sì, sì. Sì, cioè, io grazie. Non sapevo sinceramente le tue qualità, veramente sono grazie. Un po' sorpreso. Questo è solo il minimo, poi più là. È un'allegria quando canti. Sì. Specialmente quando mi pagano, poi sono proprio furioso. Devo dire. Non è in questo caso, in questo contesto. Però. Ok, va bene, dopo magari ti facciamo qualche domanda, ok? Sì. Ti puoi accomodare adesso? Ecco, leggi qualche sms. Sì. Poi la regia, se mi può avvisare dopo per il collegamento telefonico, nell'attesa noi facciamo qualche sms, sì. Vai. Un saluto a Pino Lo Console e Annalisa Monno, da Pino di Altamura un abbraccio. Prego. Grazie Pino, grazie. Vai. Ciao Mimmo, oggi l'audio è un po' pessimo, io te lo sto dicendo, avvicina il microfono. Saluto la bellissima Dani Baienzo da Iguo. È il mio microfono? No. Non so se è il tuo o il... Non lo so, io chiedo alla regia. Non lo so, sarà quello. Forse quello è il gelato? Va tutto bene, ha detto che forse, non lo so, ancora è il problema diciamo di segnale, può darsi, boh. Okay. Vai. Bellissima come sempre, Dani, oramai sei nei nostri cuori, sei già promessa a qualcuno, sì? Per i tuoi fan, quello è caduta, è caduto a terra quello lì. Mi spiace, quello per è svenuto. Te, ma... Acqua e zucchero, dai. Sono già fai una cosa veloce. Vai. Serie A e Serie B, Serie C, non seguiremo, noi è seguiremo pronto? Sempre il jingle. Allora, fermati un po' che abbiamo. Allora, amici, noi oggi abbiamo veramente un grosso giornalista dei servizi sportivi di Telenormi, il mitico Michele Salomone addirittura, guarda un po', vediamo che succede, vediamo se ce l'abbiamo in linea. Buonasera, ciao, buonasera Mimmo, buonasera. Ciao carissimo, allora adesso coloriamo un po' la tua entrata Michele, un attimo solo, prego la regia di mandare l'inno del Bari, uno spazio. Bari mi penso. Va bene,
Allora, un attimo solo, Michele, prima di te noi abbiamo chiamato vari giocatori ex biancorossi, te li elenco: Tovaliere, Libera, Detrizio, Totò Lopez, Cuccovillo, Guerrero, Di Gennaro, Onofrio Loseto, Brambati, Diomedi, Maiellaro, Guastella, Gerson, Pasquale Loseto, Tavarilli e il professor Gianni Antonucci. Oggi facciamo un grosso applauso a Michele Salomone dei servizi sportivi di Telenorba, ecco. Allora io dico alla regia di mettere la foto del nostro carissimo Michele Salomone, eccolo qui. Allora Michele, io ti faccio qualche domanda, tu sei veramente un opinionista unico in Puglia che abbiamo noi, veramente unico che sa leggere le partite. Ti ringrazio, sei molto buono, ti ringrazio. Non lo dico perché sei un amico, però è la verità, sei veramente un mito, un mitico praticamente della tifoseria barese. Allora, Michele, ci vuoi raccontare un po' questo Bari quest'anno che ha fallito addirittura i play-off con una Serie B così un po' mediocre? Cioè, oltre il fallimento della società dell'anno scorso, quest'anno abbiamo avuto il fallimento di non poter entrare a far parte, diciamo, ieri sono cadute le speranze con la partita di Carpi, vero? Sì, diciamo che la ritmetica ancora concede qualche possibilità al Bari, ma insomma, quattro giornate dalla fine del campionato è difficile pensare che possano essere recuperati 7 punti sulle due squadre che ci precedono in classifica. E diciamo che insomma, quello dei play-off era l'obiettivo che la società si era posta e che ragionevolmente insomma, è difficile che possa raggiungere. Sì. Per cui questo è il primo anno dopo il fallimento, il primo anno della ricostruzione, e diciamo che insomma, si puntava a fare almeno quello che si era fatto l'anno scorso. Secondo me il fallimento tecnico ci sta nella misura in cui, ti spiego, secondo me la squadra, tutto sommato l'organico, era sicuramente da prime 8 posizioni. Ma come mai, quindi, secondo te, un problema tecnico, come mai questo parco giocatori potenziale che aveva non è riuscito a centrare almeno i play-off? Cioè, è incredibile, guarda. All'inizio si pensava che insieme al Catania il campionato lo uccideva, no? E poi alla fine il campo non ha detto questo, insomma, come mai? È un problema no, tecnico? No, perché secondo me il Bari non a caso ha avuto 2 allenatori che avevano un organico, un certo tipo di organico, con calciatori con certe caratteristiche. Sia Mangia che Nicola hanno perso del tempo, perché secondo me questo organico parlava chiaro, insomma, aveva ancora il DNA per 4-3-3 con cui il Bari aveva fatto bene. Sì, con quello lì aveva fatto bene l'anno scorso, nelle ultime giornate, infatti. Esatto, non soltanto, ma anche nei 2 anni concorrenti, insomma, no? Ma secondo te questo Davide Nicola ce l'ha un gioco? Secondo me è un gioco credibile, no, nel senso che secondo me non riesce ancora, Davide Nicola non è riuscito fino a questo momento a far giocare questa squadra così come secondo me potrebbe, sfruttando al massimo le caratteristiche dei singoli, che a detta di tutti non sono poca cosa, cioè sul piano della qualità questa squadra ha sicuramente dei numeri. Capito. Però ti ripeto, è un po' come se hai tra le mani un'automobile di grossa cilindrata, però non riesci a farla andare via così come dovrebbe, no? A farla filare così come dovrebbe. Che ne pensi di quel rigore di ieri che non è stato concesso al Bari negli ultimi minuti? Era gigantesco, c'era, io me ne sono accorto subito. Di solito dalla tribuna stampa è difficile, bisogna vedere le immagini rallentate, bisogna rivederle in TV. Io non ho avuto questa esigenza ieri perché mi sono accorto, anche perché lo stadio di Carpi è piccolo, della tribuna stampa la partita ti fa rabbia che il Carpi 4.000 spettatori e Bari che abbiamo 55.000 una capienza, cioè vedere festeggiare una squadra fa che rabbia, però nel contempo fa anche piacere, nel senso che i valori dello sport, che ne pensi lo Tito, hanno trionfato, e cioè una società di una piccola città esatto. Che porta allo stadio 4.000 spettatori è riuscita addirittura a tutti sconosciuti questi giocatori, non è che sono un granché, sono giocatori sconosciuti oltretutto, hanno sì, fatto però veramente sono calciatori, sì, però c'è un allenatore che se costa un 4 milioni tutta la squadra, sai, sono sì, però c'è un allenatore che è riuscito a dare un'organizzazione, c'è una società che lavora da anni, c'è una società che evidentemente è ben organizzata e quindi alla fine
si possono raggiungere questi risultati. A me fa molta simpatia, a me, come dire, ho parole di elogio per il Casti. Certo, fa rabbia perché insomma una città come Bari, perché se c'era, se dava quel rigore abitanti, il Bari cambiava la partita prossima col Cittadel che avremo prossimamente a Bari, anzi i precedenti parlano di cinque precedenti. Con due punti di classifica qualche speranza ci sarebbe stata. Sarebbe, certo, avrebbe avuto un sapore diverso questa partita di la prossima. Certo, ricordiamo certo, che diciamo, i precedenti con il Cittadel sono 5-4. Quattro le vittorie e un pareggio in Serie B. Abbiamo l'ultima vittoria è stata l'anno scorso con Lugo Martinez all'80esimo, vincemmo per 1-0. Quindi, sì, che dire? Un gran gol sul calcio di punizione che io ricordo molto bene perché sì, non era facile quella sera superare il Cittadella. Alla fine Lugo, che poi è un calciatore che giocò poco l'anno scorso, certo, riuscì a indovinare un calcio di punizione, la miseria 7. Io ricordo l'esplosione dello stadio San Nicola, c'erano almeno 30.000 spettatori perché lì si capì che il Bari poteva davvero inseguire il sogno dei playoff e poi andare anche avanti. Quando diciamo Cittadella, ricordo delle 51 persone che è un record assoluto per quando il Bari andava male. Vabbè Michele, noi adesso ti lasciamo, so che tu sei sempre impegnato, ti ringrazio di aver partecipato al nostro programma Il Jingle, che veramente noi ti facciamo un grosso applauso da tutto lo studio. Grazie, grazie a voi. Michele, grazie se voi, nel caso vuoi accettare il nostro invito, prossimamente ci vieni a trovare in studio, mi farebbe molto piacere, veramente. Senz'altro, senz'altro. Quando, senz'altro, ce lo prometti, ce lo prometti. Grazie Michele, senz'altro, alla prossima. Grazie a te, grazie. Grazie a tutti voi. Ciao, buona ciao. Ciao. Allora, adesso io dico alla regia, se abbiamo, possiamo mandare gli sponsor che ci fanno andare avanti, nell'attesa, sei pronto? Vai. Facciamo parlare a chi sta dormendo. Ho visto. Chi è quello? Nicola Brescia, io. E che fa Nicola? Nicola, cosa fa? Cantante, attore, cos'è che fa? Cantante, attore, teatro. Ti stai lanciando oramai teatro, in orbita, sì, tu, sì, tra sì, poco veniamo a prendere sulla luna, è vero? Momentaneamente stiamo facendo un programma. Oh, facciamo un applauso a Nicola che ci sostiene a fare lo sponsor. Grazie in questa trasmissione, veramente è così carino che ci fa veramente andare avanti anche lui. Grazie Nicola da tutto lo studio. Grazie a voi. Del Jingle. Vai avanti. Ecco, l'Edil Costruzione. Edil Costruzione Lo Conte, progettazione, costruzione e ristrutturazione. Geometra Giuseppe Lo Conte, lo troviamo in via Mezzardo 94, San Nicandro di Bari. Ehi, se volete fare una ristrutturazione, rivolgetevi a Giuseppe Lo Conte. C'è anche il 50% di detrazione fiscale. In 10 anni avrete questi soldi indietro. Dai, e lui è un tecnico, bravissimo. Ciao Giuseppe, vai avanti. L'altro va da solo? Sì, sì. Noi siamo qui, pronti, buoni, vai. Scherzo. Salutiamo la leggenda del tesoro, veramente, che lì c'è la pizza non stop. Con 10 euro dal martedì fino alla domenica potete mangiare pizza a volontà, quando ne volete, sempre 10 euro, non cambia il prezzo. Se volete la carne, non c'è problema. Carne, pizza, 15 euro. Martedì e domenica vi fate la buffata. Andate dal mio amico Michele Mimmo Giove, che sta sulla strada provinciale San Nicandro Bitrito. Ciao Mimmo, vai avanti. Pronto? Ciao, no, non posso venire. Sto qui a Triggiano, alle Car Automobili. Sì, sto facendo una cosa importante con Mimmo da Delfia. Sì, poi ti chiamo io. Beh, ciao, ciao. Oh, ci passando. Allora, Mimmo, sei pronto? Non ti muovere. Go! Go!
Ti amo. Ma insomma, perché cosa l'avete preso questo qui? Per un campo di calcio? Francesco, noi stiamo facendo, si calmi, stiamo facendo questo spot pubblicitario per le care automobili, per il jingle. Sì, il programma. Quindi, che fa lui, il, fa. Il mercoledì in diretta alle 21. Ma lo vede qualcheduno? Sì, mia madre, mia zia qualche volta. E tuo cugino? Il problema non è questo, il problema è che noi con questo spot vogliamo dare un calcio alla crisi. Ecco, anzi, lì, vuole giocare con noi? Posso anche giocare. Sei un campione. Io sono imbattibile, come imbattibile è la qualità delle auto che vi propongo. Venitemi a trovare, sono a Trigiano, sulla statale che congiunge Capurso con Trigiano. Allora adesso appuntato, io voglio vedere lei come bravo a dare un calcio alla crisi. Grazie, grazie, ehi, guarda che calcio alla crisi che non... guarda. Amici, recatevi da Francesco Polloni, veramente che lì c'è una scelta incredibile. Sulla strada provinciale Capurso Trigiano, come diceva il mio amico Francesco, c'è veramente una gamma di macchine, cioè ti perdi praticamente lì. Quando vai lì la macchina la trovi di sicuro, il nuovo è usato, quindi che dire. Ciao Francesco, so che ci stai guardando, e anche a tua moglie e a Piero, tuo figlio. Ciao, un applauso a questi veramente amici che meritano un applauso. Allora io dico alla regia, se nel frattempo ci manda subito il pezzo che adesso dovrebbe uscire, la scena è tua adesso, Pino La Conza. Sì, un inedito. Se nel caso non è pronto, leggiamo. Pronti, vai. È tutta tua la scena. Questo è un inedito, lo dedichiamo a tutti gli amici della, del Bari. Ah, addirittura? Addirittura. Questo lo sei inventato adesso? Questo è un altro brano scritto, sfornato nei giorni scorsi. Ma ti dico, è una cosa incredibile, oh, sei veramente un artista vero, completo. Amore, questa sera l'ho scritto per te. Volevo stare solo con te, stringerti forte tra le mie braccia. Ho voglia di te, che sia rumba, che sia salsa, che sia baciata, amore, l'ho scritta per te. Non voglio perdere te, amore, 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 non voglio perdere te. In viaggio con te, l'America ci aspetta, ballando il cha-cha-cha. L'ho scritto per te, che sia rumba, che sia salsa, che sia bachata, amore, l'ho scritta per te. Ho bisogno di giorno, ho bisogno di notte, ho bisogno d'affetto, ho bisogno d'amore, ho bisogno di te. Non voglio perdere te, amore, 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 non voglio perdere te, amore.
perdere te. Grazie. Grande Pino. È un inedito, hai visto che bella canzone? No, tu ci fai sempre delle sorprese quando vi dai il jingle, è fatto di sorprese. Grazie. Soprattutto. Allora, vuoi leggere qualche sera? Che qualche amico forse dice da Casmado il mio messaggio non lo legge, mo come devo fare? Vabbè, adesso ci sono una marea di messaggi. Facciamo leggere qualche sms, dai, vediamo un po'. Saluto a Mimmo e la ragazza, stupendo programma, lo seguiamo sempre in massa, noi del centro massaggi Funky Nass, salutateci. Salute, dove sono? Dal centro massaggi Funky Nass. E vabbè, almeno in paese. Vabbè, salutiamo, dai, facciamo un applauso. Vabbè, ok, dai. Vai avanti. Stupenda canzone, Pino, potrebbe Grazie. Diventare un tormentone. Lo dedico a tutte le ragazze e la ragazza del jingle, le bellissime ragazze. Vai Enzo. Grazie Enzo. Vai. Un attimo. Saluti al dottor Volpe da Salvatore Nanni e Alessandro da Milano. Ah, salutiamo da Milano. Sì, noi siamo sul satellite, vi ricordo che ci potete guardare, avvisate i vostri amici anche dall'estero se ce li avete. Noi siamo qui in onda anche sul satellite. Ricordiamo, viva l'Italia Channel 879, vai. Ciao, vorrei salutare Franco Barese con amore. Vorrei fare un saluto a mio marito Rocco, mio figlio Giuseppe e mia nuora Damiana. Passi il microfono a Franco Barese, ricambio il saluto. Sì, contraccambio con affetto i saluti. Dammi l'altro, vai. Che ho fatto a te. Un saluto grande Mimmo e alla bellissima Dani della scuola di ballo Food Shop Latino di Mula. Vi seguiamo sempre, siete bellissimi. Oh, tutte le scuole, tutti i gruppi ci stanno guardando. E questa è una bella soddisfazione. Vuol dire che il jingle sta penetrando in tutte le case, anche nelle scuole. Si penetra. Vai avanti. Ma perché stai ridendo? Che ho detto di male? Vado avanti. Dani ci fa impazzire con quei tacchi. Sì, apposta. E soprattutto con lo smalto rosso. Un saluto dal gruppo della Curva Nord, Feticismo e Libertà. C'è Aldi, scusa. Ma ragazzi, per piacere. Vivia Manzoni, un abbraccio al dottor Mimmo. E dottor, mix a dottori. Beh. Ciao a tutti voi, sono Vabbè, Damiana di Acquaviva. Saluto mio marito Giuseppe con i miei suoceri Rocco e Rosa e saluto Franco Barese. Vai, ricambia. Ci sono altri per il momento? Ci fermiamo? Sì. No, ci sono. Vorrei salutare mio zio Francesco che è lì in studio, Greta. Vado. Allora, io dico adesso, nel momento che diamo tempo alla regia, facciamo uscire la nostra Annalisa Monno che ci farà ascoltare un qualcosa di Mattia Bazar, se non mi sbaglio, vero? Esatto, sì. Come si chiama? Ti vuoi alzare che la scena così... Ti sento. Nel caso ci dà l'ok la regia... È pronto? Ecco, vediamo, ammiriamo la nostra Annalisa Monno, vediamo un po'. Entre luna de sueño.
bellissima statua sommersa, seduti sdraiati impacciati. Ti sento Atlantide, isola persa, amanti soltanto accennati. Però sai cos'è? Veramente abbiamo ammirato la tua voce splendida, i mitici Mattia Bazar, che interpreti bene questa... Grazie. Cioè sai cos'è? Ti stai buona seduta, però, ma quando esci esplodi in una maniera incredibile, guarda. Grazie. Forse la gente la pensa come me da casa. Ah, ricordiamo che poi magari se volete contattare questo gruppo del concerto di Mattia Bazar, la cover di Mattia Bazar, potete contattare, lo volete dire voi principalmente? Sì, potete contattare direttamente anche su Facebook Pinolo Console oppure Tribute Band Souvenir Group Mattia Bazar e ci sono tutti i contatti. Quindi, Pinolo Console anche su YouTube, ci sono Facebook, su Facebook ci sono... Sì, per sì. Eventuale spettacolo di piazza? Facciamo poi concerti di piazza e anche, non solo, un po' di tutto. E invece Franco Baresi? Stiamo portando in giro un progetto dal titolo... Ah, insieme? Sì, abbiamo un altro spettacolo, Musicalmente Insieme. Ah, ho capito. Senti, vogliamo far parlare quello di Dubai, vediamo un po', ma che fai tu, che cos'è che fai nella vita? Non è che ci hai fatto capire, hai parlato della mia popolarità lì a Dubai, però non hai detto che cosa fai. Faccio un lavoro proprio brutto io. Che lavoro fai, scusa? Rapinatore, mo ci vengono a sequestrare, mo. Che fai? Mi occupo di gioielli. Gioielli? Sì. Oh, che gioielli? Gioielli per tutti. Che gioielli? Loro saranno contenti. Che cos'è? Un disegnatore? Che fai? Faccio un disegnatore, sì. Di gioielli? Sì. Ma lì a Dubai? Sì. Ma ce l'hai lì, gioielli, non qui? Ce l'ho lì, ma ce l'ho anche qua. Non mi fa spiegare. Okay, allora, dobbiamo vestire le ragazze. Finire i gioielli qua. Allora, la prossima volta... Sei un disegnatore? Sono un disegnatore. E invece lui, invece, tu che fai? Li porti in... Ma non c'hai... E lui li ruba. Ah, ma tu non c'hai una sede, no? Una sede, invece parlo di Antonio. Prego, il microfono Antonio. Sì, ci stiamo organizzando come sede a Corato. Quindi ci siamo trasferiti da poco da Valencia. Aspettiamo anche la tua consorte. Sicuramente. Lilium, che sicuramente. Se ci sta guardando. Se ci sta guardando. Vabbè, vuoi leggere qualche sms? Io dico la regia, poi adesso dopo sms facciamo partire quella cosa simpatica, le ragazze, le veline alle bari, con quel brano lì. È pronto? Prego, si accomodi, bailando, vai. Ah, voglio vedervi all'opera. Vai. La che ti supplico che non salga il sol. Cos'è il punto? Bailando, 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 bailando. Il corpo è mio, llenando il vacío, subendo y bajando.
Hai visto, vi coinvolgo anche a voi, anche perché è giusto che vi metto in prima linea. Allora, no, questo non mi serve, io ce l'ho. Vediamo, prendilo tu, leggi le SMS. Sì. Ciao, sono Alfonso da Polignano. Vi seguo sempre da Sulmona in Brianza. Mimmo, che probabilità il Bari per il playoff se il suo possesso palla supera il 45%? No, quest'anno ce li possiamo dimenticare, sono poche le giornate, 4 giornate, quindi non è possibile quest'anno veramente, dobbiamo pensare per l'anno prossimo, dai, diciamole così come stanno, ci sono troppe squadre davanti a noi. Ok, come sempre unici e divertenti, siete sempre il mio primo pensiero il mercoledì, un saluto a tutti da Francesca da Taranto. La mitica Francesca da Taranto, ti faccio un applauso anche oggi, eh. Allora, vai avanti. Okay. Un saluto dalla pasticceria Crempei di Omegna, dai tanti affezionati emigrati di Puglia che ti seguono, Mimmo. Da dove? Boh. Omegna, Novara. Novara, sì. In Piemonte. Ciao in e Piemonte. Complimenti a Priscilla, inutile spiegare il perché. Vai Priscilla. Priscilla. E la pasticceria Crempei di Omegna. Ah, grazie mille. Li conosci? Mi piacciono molto i pasticcini, quindi. Che fai? Vai a comprare i pasticcini sì, di là? Sì, magari vado. Ah sì? E dov'è? Dov'è? Così, prendi l'indirizzo. Omegna, abbiamo detto. Omegna, Novara, un po' lontano. A Novara? Sì, allora, a Novara, un po' lontano. Ma non c'è però l'autogol. Io sono molto golosa, quindi se passo ci vado volentieri. Vabbè, con l'aereo dobbiamo andare. Scusa, quando costi i pasticcini? Scusa. Magari in vacanza per un weekend si può andare. Vabbè, dai, c'è sempre una probabilità. Vai. Mimmo, puoi fare gli auguri di buon 21° compleanno alla presidentessa del Bari Club di Bucinasco, la venere bionda del sud-est milanese, Paola. Auguri, gli auguri. Auguri, buon compleanno, un applauso di un buon compleanno. Vai. Complimenti a tutti della scuola di parrucchieri Black on Blonde e alle bellissime alle Bari. Un bacio grande a Katia Simone. Ah, Katia Simone, la nostra inviata per l'esterna, che la salutiamo, prossimamente entrerà di nuovo quella rubrica, ci stiamo riorganizzando. Va bene, un saluto a Katia Simone, Francesco De Michele e Mimmo Latilla soprattutto, è una bellissima squadra che va in giro per noi. Anzi, a proposito, io voglio, dico alla regia, se potete mettere quella locandina della Miss Ragazzin, ok, che domani a Corato ci sarà una beneficenza di cui ci sarò io a fare la giuria. Si fa questa beneficenza per una ragazza di 34 anni che ha una malattia rara e quindi si sta facendo questo evento domani alle 20 nel palazzetto dello sport di Corato. Se nel caso magari, eccola qui, che presenterà Katia Simone insieme a Francesco De Michele. È chiaramente l'organizzatrice di questo evento per la Puglia, è la nostra Rosa Lojodic, che la salutiamo, un applauso, dai, ci vediamo domani. Ciao Rosa. Allora io dico alla regia, se possiamo mandare l'altro pezzo per, dicevi c'è l'altro pezzo già pronto? Ce l'hai l'altro, quello di riserva, ce l'abbiamo? No, non ce la facciamo. 3 minuti, ce la facciamo. Vabbè, metti, poi la sfumiamo gli ultimi 3 minuti. Voglio che questa è bellissima, questa, se la puoi mandare in onda. Vai. Vivo per lei, se non mi sbaglio. Ci sei? Vai. Prego, il microfono, chi ce l'ha? Vai, vai, ce la facciamo, dai. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non ne ho un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come un stereo in camera, richiede solo adesso sai, che anche per lui, per questo io vivo. È un amore
musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei, vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà, ci fosse un'altra vita la vivo, la vivo per vivo lei. Per lei la musica. Perfetto, applausi. Veramente bravissimi, purtroppo oggi la puntata è terminata, ci abbiamo... È finito, buonasera. È sfumata. Alla prossima, ciao, ciao, ci vediamo sabato prossimo per la replica alle ore 13. Not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual.